date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del padre. In questo momento in Washington, dopo un lungo viaggio. We all bring the same air. We all carry. Merito anche, direi, e soprattutto del popolo italiano. Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Los imperialistas. Esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni. Con le porte che sono destinate per statuto a difendere combattenti di terra, mare e d'aria. I have a dream. Buongiorno. Chi era veramente Richard Nixon e che cosa si nasconde dietro lo scandalo Watergate che lo ha costretto alle dimissioni? Un uomo tormentato, complessato, pieno di nevrosi e insicurezze che sono anche all'origine dello scandalo del Watergate. Uno scandalo che viene da molto lontano e precisamente dalla guerra del Vietnam e dalle macchinazioni fatte da Richard Nixon per assicurarsi allora la presidenza degli Stati Uniti. E questo è il nostro racconto. Gennaio 68. I nordvietnamiti lanciano la devastante offensiva del Tet. Gli Stati Uniti vengono colti di sorpresa. Viene presa d'assalto anche l'ambasciata americana nel cuore di Saigon. Molti ormai pensano che non sia più possibile vincere la guerra. Nixon ha promesso agli americani la pace in Vietnam. Vogliamo non la pace con la resa, ma una pace onorevole per gli Stati Uniti d'America. Nixon voleva porre fine alla guerra, ma voleva anche vincere le elezioni. Ma oggi sappiamo che Richard Nixon e i suoi più stretti collaboratori intervennero per sabotare i negoziati di pace e assicurarsi la rielezione. Interferirono pesantemente, in modo diretto o larvato, in un importante negoziato diplomatico, il più delicato di quel periodo, e forse uno dei più importanti negoziati nella storia della diplomazia americana. Sulla scorta di recenti prove inoppugnabili e di intercettazioni dell'FBI, solo da poco rese pubbliche, questo programma ricostruirà il complotto che ha aiutato Nixon a diventare presidente. Aprì la strada a quella condotta illegale che li avrebbe portati alla rovina con il Watergate. E di questo parliamo oggi, di Richard Nixon, il presidente degli Stati Uniti, travolto dal Vietnam prima e dal Watergate poi. Un uomo, un presidente che ha segnato un'epoca. Dopo Nixon, infatti, dopo il Watergate, l'America non sarebbe mai più stata la stessa. Quella di Nixon è una storia politica e umana, una storia complessa e misteriosa, ancora oggi piena di luci e di ombre, ma è anche una storia di intrighi, di intercettazioni illegali, di retroscena finora mai raccontati. E questa storia parte dal 1960. Richard Nixon, fino ad allora vicepresidente degli Stati Uniti con Eisenhower, è in corsa alla Casa Bianca. Contro di lui un giovane senatore democratico, John Kennedy. Declares that Vice President Richard M. Nixon has been unanimously nominated to be the candidate of the Republican Party for the office of President of the United States. The
party spells out unity for its candidate, Richard Milhouse Nixon, the 47-year-old Californian, vice president for the past 7.5 years. 1960. Le elezioni presidenziali sono un momento cruciale nella vita di Richard Nixon. Lo segneranno sia come politico che come uomo. Nixon, l'outsider di provincia che ha fatto strada, se la deve vedere con John Kennedy, fascinoso rampollo di una potente famiglia. Nixon era sbalordito dai Kennedy, perché sebbene fosse convinto che sotto molti aspetti fossero più rudi di lui ed anche meno idealisti, riuscivano ad ottenere quel favore presso l'opinione pubblica che a lui era negato. Spesso diceva che esistono due specie di politici, quelli che cercano il potere fine a se stesso e quelli che vedono nel potere uno strumento per fare le cose. Nixon diceva di appartenere a quest'ultimo gruppo. Aveva quello che tanti definivano un lato oscuro. Inoltre era un politico e aveva le capacità per essere un politico di prim'ordine. Sapeva essere ambiguo, ma per me l'ambiguità è uno dei requisiti fondamentali per un incarico come quello. Da Charles de Gaulle, Nixon aveva imparato ad avere un'alta considerazione per i processi di governo. Ma poi c'era anche la politica. E in politica vige la legge del mors tua vita mea. Devi sbranare per non essere sbranato. Non esiste nessun collegamento fra governo e politica. Il coinvolgimento in intrighi politici ha fatto guadagnare a Nixon il nomignolo di Tricky Dick, Dick il truffaldino, ma da vicepresidente Nixon si è conquistato una certa fama come protagonista della politica estera. Nixon era un uomo estremamente complesso. Aveva un lato meraviglioso. Era un grande idealista. Quando l'ho conosciuto, a metà degli anni 50, parlava del suo sogno di un mondo in pace. Forse ai suoi occhi il raggiungimento di quell'obiettivo giustificava da solo l'impiego di qualunque mezzo fosse stato necessario per raggiungerlo. Dunque un uomo complesso, allo stesso tempo idealista e spregiudicato, pronto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo. Ma il 9 novembre del 1960 Nixon viene sconfitto per un pugno di voti e a essere eletto Presidente degli Stati Uniti è il suo avversario, John Kennedy. A giudicare da questo tabellone, anche se devono ancora pervenire alcuni dati, se verrà confermata questa tendenza, il senatore Kennedy sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Alle presidenziali del 1960 era convinto di essere stato derubato e che i Kennedy avessero usato dei metodi scorretti contro di lui. Oggi esistono le prove di brogli elettorali in due stati. È il risultato della collusione fra gli esponenti democratici locali e la criminalità organizzata. Nixon dette prova di grandissima lealtà e dignità. Nonostante la vittoria gli fosse stata ingiustamente negata, decise che sarebbe stato meglio per il paese non fare ricorso. Se verrà confermata questa tendenza e sarà lui il nuovo presidente, potrà sicuramente contare sul mio sostegno più sincero. Quella cosa non gli andò mai giù e forse alimentò in lui un'idea distorta dei processi della politica. Se mi hanno derubato una volta, alla prossima non ci riusciranno. Per Richard Nixon, il sospetto di essere stato in qualche modo truffato alle elezioni lo seguirà per sempre. Per tutti gli anni 60 Nixon continua a rincorrere il suo sogno. Prima o poi, pensa, la Casa Bianca sarà sua. Niente come una sconfitta. Serve a temprare in un politico la determinazione a vincere. All'indomani di una sconfitta si sigla un patto con se stessi. La prossima volta sarò io a vincere. Nixon entra in un prestigioso studio legale di New York, il cui cliente più importante è la Pepsi Cola. Venne da noi non solo per i soldi che l'azienda gli avrebbe dato, ma soprattutto perché avrebbe avuto la possibilità di viaggiare in tutto il mondo e tenersi informato. Internationally and keep informed. Come ambasciatore della Pepsi Cola, Nixon visita il Vietnam del Sud, un paese il cui destino è già intrecciato con la sua carriera politica.
Già nel 1953, come vicepresidente americano, aveva compiuto una visita ufficiale in Asia. All'epoca, il Vietnam era ancora una colonia francese, ma i ribelli comunisti del nord stavano compiendo azioni contro i francesi e i loro soldati. Se ci spostiamo alla cartina mi sarà più facile spiegare perché per noi questa regione è di vitale importanza. Questa è l'Indocina. Se l'Indocina cade, anche la Thailandia verrà a trovarsi in una situazione praticamente impossibile. Nixon è uno dei primi falchi a mettere in guardia sull'effetto domino dell'aggressione comunista. Questo spiega chiaramente a voi e a tutti noi perché sia di vitale importanza che l'Indocina non finisca dietro la cortina di ferro. La chiave per capire Nixon è che egli era veramente convinto che la grande battaglia fra comunismo e libertà, fra Est e Ovest, fosse la battaglia più importante del suo tempo. Paolo Garimberti, vice direttore di Repubblica, da sempre grande conoscitore degli Stati Uniti. Ecco Paolo, abbiamo sentito parlare della teoria del domino. Nixon è un sostenitore in politica estera di questa teoria. Se un paese cade sotto il dominio dei comunisti, anche i paesi vicini, prima o poi, lo seguiranno. Ecco, ma da dove nasce questa teoria del domino? Nasce da un documento del Consiglio Nazionale di Sicurezza del presidente americano del 1950, quindi ancora con la presidenza Truman. E in questo documento si diceva appunto che se cadeva un paese in mano ai comunisti tutti gli altri vicini sarebbero caduti. Quando Nixon parla di questa teoria, come abbiamo visto nel filmato prima, siamo già a una teoria consolidata che è diventata una specie di dottrina ufficiale degli Stati Uniti, così come altre dottrine tipo quella del containment, il contenimento del comunismo. Ecco. Ma si può dire che Nixon è il classico prodotto della guerra fredda? Beh, in una certa misura sicuramente, perché lui si forma politicamente, corre per il suo primo incarico politico nel 48, si forma politicamente negli anni in cui c'era appunto questo grande confronto con il comunismo, che era considerato la grande minaccia. Sono gli anni in cui appunto si consolida la dottrina teorizzata per la prima volta da George Kennan, ex ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, quella del contenimento del comunismo. Sono gli anni, ricordiamoci, poi nel 1956 ci sarà la repressione di Mosca nei confronti dell'Ungheria, quindi sono gli anni più spigolosi e più duri della guerra fredda. Ecco, comunque nella contrapposizione tra Est e Ovest, proprio il sud-est asiatico in questo periodo è destinato a diventare il terreno di scontro e di verifica della teoria dell'effetto domino. 1954. Le forze francesi vengono sconfitte dai comunisti in una località di nome Dien Bien Phu. I francesi si arrendono. La conferenza di pace a Ginevra sancisce la divisione del Vietnam in un nord comunista e un sud non comunista. Ma non ci sarebbe stata nessuna pace in Vietnam. Sotto la crescente aggressione comunista è aumentato l'invio di mezzi e consulenti americani. Negli anni 50 Nixon appoggia l'invio di consulenti militari americani nel Vietnam del Sud. Mezzi e strumenti superiori vengono utilizzati per portare rapidamente le forze di combattimento contro il nemico, ogni qualvolta venga rilevata la sua presenza. Nixon appoggia la decisione del presidente Kennedy di rafforzare la presenza americana in Vietnam. Nel 65 sostiene anche il presidente Johnson quando questi invia truppe da combattimento, trasformando il conflitto in vera e propria guerra. Renewed hostile actions. I rinnovati atti ostili contro navi degli Stati Uniti nel Golfo del Tonchino mi hanno costretto a ordinare oggi alle nostre forze militari di rispondere all'aggressione. Attualmente sono in corso attacchi aerei. Ma una massiccia potenza di fuoco e mezzo milione di uomini non sono sufficienti. Le vittime aumentano di anno in anno.
E man mano che i ragazzi americani vengono uccisi e mutilati, la guerra alimenta una divisione sempre maggiore sul fronte interno. In occasione di successive visite in Vietnam, Nixon comincia a capire che la guerra sarà l'argomento decisivo delle presidenziali del 68. Quello che voglio dire è che forse il fattore principale che provoca il prolungamento di questa guerra e rafforza nel nemico la volontà di resistere è l'apparente divisione all'interno degli Stati Uniti. L'America è divisa fra falchi che appoggiano la guerra e colombe che vogliono la pace. Era un periodo di caos, di confusione e di totale sfiducia nel futuro. È dura ricordare che 40 anni fa negli Stati Uniti c'erano 160 città in fiamme. C'erano sommosse per le strade, dimostranti che protestavano contro la guerra. Lavorare nella Casa Bianca di Johnson era incredibile. Sembrava di essere in un bunker, senza alcun contatto con la realtà. Alla Casa Bianca non capivano quello che stava succedendo nel paese, non si rendevano minimamente conto di cosa succedeva là fuori. In un'America così lacerata e divisa in guerra con se stessa, Nixon capisce che a vincere le elezioni sarà chi metterà fine alla guerra in Vietnam. Nel febbraio del 68 Richard Nixon annuncia la sua candidatura alla Casa Bianca. All'inizio di una campagna elettorale bisogna essere sicuri di sé, e io sono molto sicuro di me. Non è tracotanza, ma sicurezza. Credo di essere il candidato più forte e di poter battere Lyndon Johnson. Gennaio 68. I nord vietnamiti lanciano la devastante offensiva del Tet. Gli Stati Uniti vengono colti di sorpresa. Viene presa d'assalto anche l'ambasciata americana nel cuore di Saigon. Molti ormai pensano che non sia più possibile vincere la guerra. Lyndon Johnson vuole portare l'America fuori dal Vietnam. Il 31 marzo, con un messaggio televisivo, il presidente sbalordisce la nazione. Non chiederò né accetterò dal mio partito la candidatura per un nuovo mandato presidenziale. Il presidente Johnson temeva per la propria salute. Fin dall'estate del 1967 mi aveva chiesto di preparargli delle dichiarazioni di ritiro, ma voleva anche ottenere qualcosa con questa sua rinuncia. Per lui era un modo per dire ai nordvietnamiti: tutto quello che farò d'ora in avanti come presidente mira esclusivamente a portarvi ad un tavolo di pace. Con il ritiro di Johnson, il vicepresidente Humphrey diviene il candidato per i democratici in quella che sarà una competizione elettorale molto serrata e dall'esito finale incerto. Sia noi che il presidente Nixon interpretavamo la mossa politica del presidente Johnson come un tentativo di aumentare le probabilità del suo vicepresidente Humphrey di vincere le elezioni. Pensavamo che Johnson fosse il tipo da fare una cosa del genere. Quella faccenda lasciò di sasso Nixon. Era una mossa del tutto inaspettata, che in un certo senso stravolse la campagna elettorale. Siamo all'estate del 1968. Johnson vuole fare la pace a tutti i costi, anche perché, secondo i suoi calcoli, far finire la guerra in Vietnam significa assicurare la vittoria al suo vice Humphrey. In gran segreto Johnson organizza un primo incontro per negoziare la pace con il Vietnam del Nord, contro cui stanno combattendo i soldati americani. Ma il Vietnam del Sud, sostenuto invece dagli americani, invece non vuole saperne di negoziare la pace. All'epoca i leader sud vietnamiti ritenevano che il presidente Nixon
avrebbe proseguito la politica di un massiccio impegno bellico. Volevano che restassimo in Vietnam. Non erano troppo contenti delle dichiarazioni e dei commenti del vicepresidente Humphrey, dai quali traspariva la volontà di giungere a un ritiro delle truppe americane dal Vietnam. Johnson voleva far finire quella guerra a tutti i costi. Nixon temeva che nelle ultime due settimane che precedevano le elezioni potesse saltare fuori qualche sorpresa. Siamo in vantaggio. Quella stessa estate in Florida si tiene la convention repubblicana. Nixon è in albergo, dove attende di essere proclamato candidato alle presidenziali. A questo punto Nixon ha un problema. Se Johnson riesce a ottenere la pace in Vietnam, col Vietnam del Nord, prima dell'elezione, è quasi certo che lui sarà sconfitto. Ma questa volta Nixon è deciso a vincere ad ogni costo e con qualunque mezzo. È con orgoglio che questa sera accetto di nuovo la candidatura alla carica di Presidente degli Stati Uniti. Ma c'è una cosa che voglio dirvi. Questa volta sarà diverso, perché questa volta vinceremo. Nixon si era visto rubare le elezioni nel 60 e non aveva fatto ricorso per non provocare una divisione nel paese. Questa volta voleva davvero stravincere, ad ogni costo. Era paranoico. Pensava di trovarsi in una competizione in cui non c'era onestà ed era convinto che se voleva andare avanti avrebbe dovuto fare le stesse cose che immaginava gli altri facessero. Gran parte delle bugie e delle menzogne furono dovute a questo. Pochi giorni dopo la sua nomination, Nixon fa una visita al ranch di Lyndon Johnson in Texas. A detta di un collaboratore di Johnson, Nixon dice di non voler osteggiare il processo di pace. In realtà però Nixon ha in mente un altro piano. Nixon infatti si è già attivato per convincere il presidente del Vietnam del Sud, amico degli americani, a non accettare il piano di pace di Johnson. Tutto questo ha inizio a New York nell'estate del 68, nel suo appartamento della Quinta Strada. Infatti, in gran segreto Nixon incontra un personaggio determinante per questa storia, affascinante e misterioso, Anna Chenault. Personaggio tra i più affascinanti e pittoreschi provenienti dall'Asia, Anna è la vedova del generale Chenault, il leggendario comandante delle Tigri Volanti che avevano difeso la Cina nella Seconda Guerra Mondiale. Si alzano rombando alla ricerca del nemico, con il generale Volante ancora ai comandi. Subito dopo la guerra, il generale Chenault aveva sposato la bellissima Anna. Quando l'eroe di guerra muore, Anna si trasferisce a Washington, dove diventa un'illustre attivista e sostenitrice del Partito Repubblicano. Nel 1967 è nota come esperta delle questioni del sud-est asiatico e ha contatti ai massimi livelli a Saigon. Solo dimostrando la nostra forza riusciremo a portare i comunisti al tavolo della pace. Solo allora si potrà cominciare a discutere. Diciamo che in passato abbiamo mandato i segnali sbagliati. È questa la donna che Nixon ha invitato per un incontro nel suo appartamento di New York. Un incontro privato, molto privato. Ovviamente era molto felice di rivedermi. Aveva bisogno del mio aiuto. Gli serviva qualcuno che gli desse alcune informazioni e che portasse dei messaggi per conto suo. Nixon vuole che Anna usi la sua influenza per metterlo in contatto con il presidente Van Thieu. Alla fine dell'incontro con Anna, Nixon le dice: quando faremo qualcosa sarà meglio che rimanga segreta. Disse anche che se fosse stato eletto presidente avrebbe sicuramente posto fine alla guerra in Vietnam. Io ne ero convinta e per questo promisi che avrei fatto del mio meglio per aiutarlo. Nixon, insomma, promette una pace più vantaggiosa
al Vietnam del Sud, Nixon chiede però ad Anna Chenault di organizzare un incontro segreto con l'ambasciatore sudvietnamita in America, e quell'incontro avviene il 12 luglio del 68. As ambassador of Vietnam, in qualità di ambasciatore del Vietnam, era mio dovere capire le reali posizioni dei candidati alle presidenziali, almeno per quanto riguardava il Vietnam. E quello fu il motivo principale per cui alla fine accettai la proposta di Anna Chenault di incontrare il signor Nixon. To have a meeting with Mr. Nixon. Quando l'ambasciatore arriva, trova la Chenault in compagnia di John Mitchell, il responsabile della campagna elettorale di Nixon. C'è anche Nixon. Nixon disse all'ambasciatore Bui Diem: tutti i messaggi destinati al presidente Van Thieu arriveranno attraverso Anna Chenault, e qualunque messaggio che il presidente Van Thieu vorrà mandarmi potrà affidarlo ad Anna. Siamo a 9 giorni dalle elezioni presidenziali. Da Parigi, dove sono in corso degli incontri diplomatici, Johnson riceve un messaggio molto chiaro: il Vietnam del Nord è disposto a trattare la pace con gli Stati Uniti se gli Stati Uniti cesseranno i bombardamenti. Alla Casa Bianca Johnson convoca immediatamente una riunione di emergenza. The mood was tense. C'era un clima teso. Cominciammo la riunione piuttosto tardi. Aveva fatto venire i suoi consulenti militari e i ministri chiave, il segretario di Stato e quello della difesa. C'ero anch'io. Il presidente girava per la stanza chiedendo a tutti un parere su quello che avrebbe dovuto fare. Il generale Abrams, comandante in campo, è arrivato in tutta segretezza dal Vietnam ed è entrato alla Casa Bianca con un travestimento. Johnson gli chiede cosa comporterebbe una eventuale sospensione dei bombardamenti. Concluse dicendo: signor Presidente, sprofonderà in un mare di polemiche. Sarà interpretato come un atto politico. Ma se fossi in lei lo farei. Ma in quella riunione il gabinetto Johnson discute anche delle comunicazioni segrete di Anna Chenault con il presidente sudvietnamita Van Thieu. Si era scoperto, attraverso diversi dispositivi di sorveglianza elettronica, che la donna conduceva un'attività molto intensa. Sono state installate delle microspie nell'ambasciata sudvietnamita. Il 27 ottobre un'intercettazione registra che l'ambasciatore Diem è regolarmente in contatto con l'entourage di Nixon. Io seguivo tutto il traffico delle comunicazioni e i decodificatori avevano decrittato un messaggio in cui si diceva che era in atto una grossa manovra finalizzata a interferire con quello che si prospettava come un serio avvio dei negoziati di pace. La cosa fece andare su tutte le furie Johnson. Fu un vero shock sapere che Nixon era disposto persino a corrompere un altro governo pur di vincere le elezioni, anche se il trauma era mitigato dalla scarsissima considerazione che Johnson aveva per Nixon. Johnson decide di tenere una riunione telefonica con i candidati alle presidenziali. Disse: qualcuno sta dicendo ai sudvietnamiti di resistere fino ad elezioni avvenute. Johnson mandava segnali di avvertimento a Nixon, ma Nixon si muoveva con grande accortezza, tant'è che fece capire a Johnson: hai più sostegno da me che dal tuo vice Hubert Humphrey. Credo che il presidente Johnson accettò quelle affermazioni, pur sapendo la verità. Alla Casa Bianca, dunque, Johnson è perfettamente a conoscenza delle manovre segrete di Nixon per ostacolare il negoziato di pace. Johnson, quindi, non ha scelta, deve forzare la mano e far cessare immediatamente i bombardamenti sul Vietnam del Nord. È il 31 ottobre del 68. Buonasera, cari americani. Il presidente Johnson si presenta alle reti televisive nazionali. Devo comunicarvi alcuni sviluppi molto importanti.
Ho appena dato l'ordine di cessare tutti i bombardamenti aerei, navali ed artiglieria sul Vietnam del Nord. L'improvviso annuncio di Johnson della cessazione dei bombardamenti sul Vietnam avvenne la settimana prima, il giovedì precedente le elezioni. Sembrò un tentativo per aiutare Humphrey e l'effetto sull'opinione pubblica fu dirompente. Nei sondaggi Humphrey colmò un distacco di 30 punti e superò Nixon. Un vantaggio esiguo. L'esito finale era legato all'effettivo avvio dei negoziati di pace. La situazione non poteva essere più incerta. In pubblico, Nixon mostra di sostenere le iniziative per la pace. Come candidato alle presidenziali, è il mio vicepresidente designato e del mio stesso avviso, né io né lui ci pronunceremo contro qualunque iniziativa che possa portare alla pace. Vogliamo che la pace regni sulla politica in America. Ma in realtà sarà proprio la politica a sconfiggere ogni speranza di pace. Siamo a 5 giorni dalle elezioni presidenziali e senza sapere che Johnson ha dato ordine all'FBI di sorvegliare il suo intermediario Anna Chenault, Nixon continua i suoi contatti segreti col presidente del Vietnam del Sud. C'è un documento particolarmente rivelatore. È l'intercettazione di una conversazione fra Anna Chenault e l'ambasciatore sud-vietnamita in cui la donna dice che il suo capo intende mandare un messaggio a Saigon. Resistete, vinceremo. Con questo intendendo, resistete. Non andate ai colloqui di pace a Parigi. Vinceremo le elezioni e l'amministrazione Nixon vi garantirà un trattamento migliore. Come facciamo a sapere chi fosse il capo di Anna? Il capo era Richard Nixon e il messaggio invitava Van Thieu a resistere, come aveva promesso, e a non andare ai negoziati di Parigi. Mentre Nixon viaggia in lungo e in largo per gli Stati Uniti, il responsabile della sua campagna elettorale, John Mitchell, si sente telefonicamente con la Chenault quasi ogni giorno. Secondo quanto afferma oggi la Chenault, il messaggio che lei porta a Van Thieu in sostanza dice: state lontano da Parigi e dai colloqui di pace. Il presidente Van Thieu era molto infastidito perché erano in atto grosse pressioni su di lui affinché andasse a Parigi. E contemporaneamente gli giungeva il messaggio che non sarebbe convenuto né a noi né a lui sedersi al tavolo del negoziato. Era questo che Nixon mi disse di dirgli. 31 ottobre 68. John Mitchell, il più stretto collaboratore di Nixon, chiama Anna Chenault e le chiede di richiamarlo su un telefono più sicuro. Mitchell rispose personalmente al telefono. Sembrava molto nervoso. Mi disse: sei sicura, Anna? Nixon era molto preoccupato che in quegli ultimi minuti Van Thieu cedesse e facesse il gioco dei democratici, danneggiando così la corsa elettorale di Nixon. 2 novembre. Mancano solo 3 giorni alle elezioni. Alla Casa Bianca giunge la notizia che, con grande rammarico, il Vietnam del Sud comunica di non poter prendere parte ai colloqui di pace. Mancano solo 3 giorni alle elezioni del presidente. A Parigi, con la defezione del Vietnam del Sud, dunque il negoziato di pace è naufragato. Nixon sale subito in testa nei sondaggi. Ma Nixon però ha paura. Ha paura perché Johnson potrebbe rendere pubblici i suoi contatti con i sud vietnamiti. La stessa sera del 2 novembre Nixon chiama Johnson. Anna Chenault gli dice: sta agendo di sua iniziativa, lui è estraneo a tutto. Il 5 novembre l'America va a votare, la tragedia del Vietnam diventa il fattore decisivo nella scelta del presidente degli Stati Uniti. Hanno interferito pesantemente in un negoziato internazionale alla vigilia delle elezioni per influenzare il voto a proprio favore. Ci sono riusciti. E se guardiamo i risultati, al fatto che Nixon abbia vinto con 499.000 voti di scarto, ciò dimostra chiaramente che quell'intervento era riuscito a spostare abbastanza voti da consentire l'elezione di Nixon. 8 anni fa avevo perso per un soffio e quest'anno ho vinto per un soffio. Ebbene, posso assicurarvi una cosa. Vincere è più divertente. Quando seppe che aveva vinto, era molto stanco.
dopo l'arrivo dei risultati non era potuto andare a dormire per almeno 24 ore. Era ancora incredulo. Non si rendeva veramente conto che aveva finalmente raggiunto il suo obiettivo, la presidenza degli Stati Uniti. Dopo le elezioni, Nixon si incontra con Lyndon Johnson. Johnson non può denunciare Nixon rendendo pubbliche le intercettazioni segrete, ma potrebbe benissimo usare queste ultime per ricattare il presidente neoeletto. È molto probabile che il presidente Johnson abbia detto a Nixon, senza tanti complimenti come era nel suo stile, che lo teneva in pugno e che auspicava che Nixon avrebbe portato avanti quanto già intrapreso dalla sua amministrazione, in particolare per quanto riguardava i colloqui di pace. Nixon c'è riuscito, finalmente è diventato il 37esimo presidente degli Stati Uniti. Il sogno di tutta una vita è diventato finalmente una realtà, ma quel sogno ha un prezzo. Nixon infatti sa benissimo che Johnson è perfettamente al corrente delle sue trattative segrete con i sud vietnamiti. Dunque Nixon deve rimangiarsi le sue promesse, non è più in condizione, una volta eletto, di garantire al Vietnam del Sud una pace così vantaggiosa come aveva promesso. Questo posso confermarlo. Nixon diventò più cauto nel trattare il problema del Vietnam. Se vogliamo compiere passi avanti in questioni come il Vietnam, l'attuale amministrazione ha avviato iniziative che saranno portate avanti dalla nuova amministrazione. Dopo meno di una settimana, mi chiese di andare in Vietnam e convincere Van Thieu ad andare ai negoziati di Parigi. Ebbi l'impressione che fossimo stati traditi. Come puoi fare una cosa del genere a uno che chiami tuo amico? Chi ti ha aiutato a vincere le elezioni? Gennaio 69 è il giorno più memorabile della vita di Nixon, il giorno del suo insediamento. Nel discorso inaugurale, Nixon assicura che la chiave di volta della sua presidenza sarà la pace. Oggi questo onore spetta all'America. La possibilità di aiutare finalmente il mondo ad uscire dalle cupe valli dell'instabilità e accompagnarlo sulle alture di una pace che l'uomo sogna fin dagli albori della civiltà. Il più grande riconoscimento che la storia può conferire è quello di uomo di pace. In tutti questi anni, i sostenitori di Nixon hanno potuto affermare che una cosa del genere fosse opera dei suoi collaboratori, non di Nixon stesso. Adesso che possiamo leggere i documenti dell'FBI, questa tesi è molto difficile da sostenere. Ci vogliono 6 mesi prima che Nixon incontri l'uomo che ha ingannato. L'incontro con il presidente Van Thieu avviene nell'isola di Midway, nel Pacifico. Ci aspettavamo un vero e proprio incontro al vertice, in cui si parlasse degli aspetti generali della guerra, del nemico. Invece fu un incontro brevissimo, in un'isola sperduta, appena poche ore. Lascio ad altri l'uso del termine tradimento. Posso solo dire che ci sentimmo profondamente feriti dall'atteggiamento degli americani. Sul Vietnam, Richard Nixon era sempre stato un falco. Probabilmente era stato il primo politico a suggerire l'intervento americano in Vietnam e una volta divenuto presidente, i sud vietnamiti capirono subito che, adesso che aveva vinto, che aveva ottenuto quello che voleva ed era finalmente presidente, Nixon voleva andare via dal Vietnam più in fretta che poteva. Tutti quegli eventi avevano reso Nixon debitore nei confronti di Van Thieu.
il quale poteva benissimo dirgli: senti, io ti ho aiutato quando ne avevi bisogno. Adesso non venirmi a dire cosa devo fare. L'intransigenza dei vietnamiti allontana la pace. Il conflitto continuerà a trascinarsi per altri 4 anni. La decisione di Nixon di usare la pace ai propri fini politici è costata la vita a migliaia di persone, vietnamiti e americani. Qui, nella Johnson Library ad Austin, in Texas, alcune prove del complotto ordito da Nixon sono racchiuse in una busta contrassegnata con una X. Sono state ottenute in gran parte attraverso le intercettazioni. Il loro contenuto è quasi del tutto inedito. Il presidente Johnson mi chiese di sigillare questa busta e di scriverci sopra che non doveva essere aperta per almeno 50 anni. Accennava al fatto che il governo era tenuto a fare certe cose per motivi di sicurezza nazionale. Non si poteva dire che fosse un miscuglio di tecniche da sicurezza nazionale e politica interna. Dunque, Paolo, Johnson su quella busta, abbiamo sentito, ha imposto un segreto di 50 anni. Ecco, un periodo di tempo lunghissimo per questo tipo di cose. Perché, secondo me? Per preservare la sua memoria, perché come ha detto Rostov in questa ultima intervista che abbiamo sentito, era un uso dei servizi di sicurezza, dei servizi sia dell'FBI che di quelli militari per scopi di politica interna, non raccomandabile, insomma, dal punto di vista etico. Quindi penso che Johnson sentisse il peso morale di una scelta, cioè quella di usare questi nastri per spiare Nixon e per spiare la scoppia elettorale, molto molto dura. Ecco, ma è una storia incredibile da tutte e due le parti, perché davvero Nixon, secondo te, è stato capace a sua volta di sabotare la guerra in Vietnam per diventare presidente? Beh, cioè, accidenti al meglio. Qui ritorna un fantasma che perseguita Nixon per tutta la sua vita, e che è quello dei Kennedy. Nixon ha sempre pensato che il famoso dibattito televisivo non fu la causa della sua sconfitta elettorale, quello del 1960. Sì. Che la causa della sua sconfitta elettorale fu che Kennedy aveva saputo dei segreti su Cuba, ed era vero, pare, dal vice direttore della CIA, che si incontrava regolarmente col fratello di Kennedy, con Robert Kennedy, durante la campagna elettorale del 60. E gli dava notizie? E gli dava notizie riservatissime su quello che si stava preparando nei confronti di Fidel Castro. A un certo punto Kennedy, che era considerato una colomba in piena campagna elettorale, quasi la vigilia delle elezioni, dice: bisogna essere durissimi nei confronti di Castro. Spiazza tutti e spiazza Nixon. E Nixon poi seppe che l'aveva saputo grazie a questa talpa nei servizi segreti, grazie a queste confidenze. Allora lui decide di usare lo stesso metodo. Guarda che qui c'è un dramma incredibile, in cui c'è la psicologia, qualcosa di shakespeariano. E dice: bene, sono stato fregato da Kennedy che ha usato Castro, la politica estera, diciamo la minaccia di una guerra contro Castro. Certo. Ora io uso la pace sul Vietnam per gli stessi propositi, cioè per essere eletto e fregare Johnson. Ecco, ma senti, ma perché Johnson non lo ha smascherato subito? Beh, perché Johnson, se lo smascherava subito, avrebbe dovuto confessare delle cose inconfessabili, cioè che lui controllava il suo avversario, anche se non era il suo avversario diretto, l'avversario del suo lui candidato. Lui si era ritirato. Sì, ma era si era ritirato, ma aveva designato Humphrey, il suo vicepresidente, il che faceva pensare che anche Humphrey era a conoscenza di questo segreto inconfessabile. Cioè l'uso di quello stesso sistema, i nastri che poi hanno rovinato Nixon con il Watergate. Ecco, comunque i segreti, appunto, di Richard Nixon non finiscono qui. Naturalmente siamo nel giugno del 71, Nixon è alla Casa Bianca da più di 2 anni, ma adesso ha un nuovo problema. In un centro studi di scienze politiche di Washington, il Brookings Institute, è conservato un dossier che per lui potrebbe essere molto compromettente. Quelle carte infatti raccontano, per l'appunto, perché Johnson ha ordinato di cessare i bombardamenti sul Vietnam del Nord nell'ottobre del 68. Dunque Nixon deve impadronirsi a tutti i costi di quel dossier, perché sennò ne va della sua vita politica. Quello che vi presentiamo è una registrazione originale di un colloquio avvenuto all'interno della Casa Bianca tra Nixon, Kennedy,
Kissinger e un altro consigliere del presidente, Haldeman. I wouldn't be surprised if Brookings had this file. The bombing holdup is all in the same file, or in some of the same hands. Do we have it? I've asked for it. You said you didn't have it. We can't. We have nothing here, Mr. President. Well, but I asked for that because I need to help us goddamn get in and get those files. Meno di due settimane dopo, si può sentire la voce di Nixon che chiede a Haldeman e Kissinger se sono riusciti a entrare al Brookings. Voleva a tutti i costi quei documenti. Diceva che li voleva assolutamente e ordinava addirittura un furto con scasso per entrare in possesso del dossier. Dobbiamo presumere che avesse paura che quei documenti rivelassero il suo ruolo nel sabotaggio dei negoziati di pace. Un pomeriggio un mio assistente è entrato nel mio ufficio con gli occhi sgranati, era terrorizzato. Devo parlare con lei. Pensano che là ci siano dei documenti molto riservati che il presidente vuole avere. Sanno che il Brookings non glieli darà, perciò mi hanno chiesto di incaricare qualcuno di appiccare il fuoco al palazzo e quando scatta l'allarme antincendio di mandare degli scassinatori a prendere i documenti. In altre parole, se gli eventi fossero andati in modo diverso, al posto del Watergate avremmo avuto lo scandalo Brookings. È una ipotesi, ma un'ipotesi plausibile. Se gli premeva così tanto scoprire cosa ci fosse nei documenti al Brookings, al punto da ordinare un'irruzione con la forza, allora forse per lo stesso motivo arrivò a ordinare le effrazioni a Watergate, sapere quali documenti avessero contro di lui. Nel 71, insomma, Nixon ha ordinato l'effrazione al Brookings Institute, il presidente degli Stati Uniti, cioè doveva assolutamente impadronirsi di quel dossier che per lui avrebbe potuto essere molto, molto pericoloso. Un anno più tardi la storia si ripete, è il 17 giugno del 72, cinque scassinatori vengono sorpresi da una guardia all'interno della sede del Comitato Elettorale dei Democratici nel complesso del Watergate a Washington. Il loro obiettivo è l'ufficio del presidente del comitato, Larry O'Brien. Larry O'Brien era stato messo al corrente nel 68 delle interferenze con le iniziative di pace. Forse era veramente in possesso di informazioni compromettenti su quanto era avvenuto nel 68. È nel 1972 che esplodono tutte le contraddizioni della carriera politica e del carattere di Nixon. Nell'anno del Watergate è il primo presidente americano ad andare in Cina. A Mosca firma un trattato sulle armi nucleari e questo la stessa notte in cui gli scassinatori cercano di penetrare nell'edificio di Watergate. Di lì a due anni il Congresso preparerà l'impeachment del presidente. Per il momento però, nel suo discorso al Congresso, Nixon corona un anno di trionfi in politica estera. È incredibile, paradossale, che l'irruzione del Watergate avvenisse in un periodo di tanti successi clamorosi in politica estera. Che bisogno c'era? Grazie a Nixon, il mondo appare più sicuro. Ma deve passare ancora un anno prima che la guerra in Vietnam si concluda. Questa amministrazione ha un obiettivo prioritario, l'obiettivo che so essere condiviso da voi tutti, di pervenire ad una rapida e onorevole conclusione della guerra in Vietnam. Stiamo lavorando per questo, ma vogliamo che la guerra si concluda in modo tale da non tradire la fiducia dei nostri amici, da non mettere a repentaglio la vita dei valorosi americani ancora impegnati in Vietnam, da non demoralizzare coloro che sono prigionieri del nemico, da non macchiare l'onore degli Stati Uniti d'America. Nei quattro anni di presidenza Nixon vengono uccisi più di 20.000 soldati americani. I feriti sono 111.000.
I loro nomi sono scolpiti sul muro del memoriale della guerra del Vietnam a Washington. Quel muro, però, non riporta i nomi degli oltre 600.000 caduti tra i soldati vietnamiti del sud e del nord. Il giorno del suo stesso funerale è come se Nixon abbia ottenuto la sua ultima vittoria politica. Costretto a dimettersi in seguito allo scandalo Watergate, Nixon trascorrerà il resto della vita cercando di riabilitare la propria immagine offuscata. Credo che Nixon sia stato un grande presidente, molto meno politicizzato di tanti che sono venuti dopo di lui. Cosa sarebbe successo se la classe di potere che lui temeva e rispettava gli avesse dimostrato un po' d'affetto? L'avrebbe liberato dal suo rancore o l'avrebbe portato ad isolarsi ancora di più? È una domanda che voglio lasciare aperta. A nome dei quattro ex presidenti che sono qui presenti, auspico che venga il giorno in cui il presidente Nixon sia giudicato in base alla sua vita e alla sua carriera nel loro complesso. Nel discorso di insediamento Nixon aveva detto: il titolo più grande che la storia può conferire è quello di uomo di pace. Allora Paolo, forse quel giorno è venuto. Era un uomo di pace o un uomo di guerra? Beh, il bilancio di un uomo di pace, un falco che però diventa magari cinicamente per convenienza politica un uomo di pace. Non dimentichiamoci che comunque la pace in Vietnam fu firmata a Parigi sotto la sua presidenza, che lui firmò a Mosca nel 71 il primo trattato per la limitazione delle armi strategiche con Brezhnev, che fece il viaggio in Cina, che in qualche modo cominciò quella demolizione del sistema comunista che era il principio stesso della guerra fredda e che alla fine diventò invece inutile la guerra fredda. Perché, ecco, però, però l'aver ritardato la pace ha provocato tra il 68 e il 72 più di 30.000 morti fra i soldati americani, senza contare gli 800.000 vietnamiti uccisi. Insomma, uomo di pace, però... Sì, è vero, però la responsabilità del coinvolgimento così massiccio e pesante degli Stati Uniti in Vietnam non è di Nixon e dei suoi predecessori, anche di Kennedy tra l'altro, e poi di Johnson. In termini di contabilità dei morti ce ne furono di più sotto la presidenza dei quattro anni di presidenza Johnson che in quelli della presidenza Nixon. Quindi tutto sommato si tu può dici, dire che di alla pace, fine il giudizio di Clinton è un giudizio accettabile, sì. Ecco. Ecco, Kissinger, nella sua memoria, a proposito di Nixon, parla della più improbabile delle carriere e del più straordinario modello di autodisciplina della storia politica americana. Sono parole sue. Che cosa intende dire, secondo te? Intanto, Nixon era un perdente. Da questo punto di vista, lui come presidente, come vincente, è improbabile. Perché era un uomo che aveva avuto un sacco di problemi, l'abbiamo visto nella sua vita, problemi di alcol, problemi di psicofarmaci. Demoni che lo perseguitavano, questa cosa dell'eterno sconfitto, non avete più un Nixon da prendere a calci, la sua famosissima frase, questa definizione del tricky Dick, cioè il truffatore, sì. quella cosa che si diceva: comprereste mai un'auto usata da quest'uomo, no? Durante la campagna elettorale, cioè, aveva tutte queste cose che veramente lo perseguitavano. D'altra parte però è un uomo che ha fatto delle cose importanti per l'America. Da questo punto di vista Kissinger ha ragione. Kissinger fa il suo autoelogio in qualche modo. Certo, naturalmente, perché la politica estera è la sua. Le cose più importanti per l'America sono quelle di politica estera. Ecco, in questi ultimi anni però l'abbiamo visto un po', l'America ha riabilitato la figura di Nixon. Da dove nasce questa esigenza di riabilitazione nonostante tutte le luci e ombre di cui abbiamo parlato? Ma io sono convinto che l'America ha un senso di colpa nei confronti di Nixon per il Watergate. L'America pensa di avere ceduto nella una sorta di persecuzione moralistica nei confronti di Nixon con il Watergate. E al tempo stesso quelli che erano stati i grandi trionfatori e eroi del Watergate, i giornali, la credibilità dei giornali col Watergate raggiunse il massimo e la credibilità dei politici raggiunse invece il livello più basso. In realtà poi i giornali sono stati coinvolti anche recentemente nel New York Times da scandali, da problemi. Il Washington
Washington Post ha dovuto restituire un premio Pulitzer, e quindi la credibilità dei giornali è scesa, e l'America deve aver pensato: ma forse noi abbiamo seguito troppi giornali e troppo poco Nixon. Ecco, ecco, certo, sì, in questo senso. Abbiamo visto però che Nixon pensava di essere stato truffato da Kennedy, l'abbiamo detto, e in qualche modo aveva ragione. Nixon aveva anche detto, sono parole sue, quando l'America guarda Kennedy vede ciò che vorrebbe essere, quando guarda me si vede per com'è. Insomma, questa ossessione di Kennedy in ogni cosa. Beh, è il discorso che tante volte Nixon ha fatto capire, cioè i Kennedy erano belli, ricchi, dotati naturalmente, mentre lui era uno che aveva dovuto lottare nella vita con una famiglia oscura, non aveva i soldi, non aveva i mezzi, era riuscito lo stesso a diventare Presidente degli Stati Uniti. Quindi effettivamente lui in qualche modo faceva parte di quell'America che, guardando i Kennedy, pensava quello che avrebbe voluto essere. Senti, faccio un'ultima domanda, Paolo. Sono passati 30 anni dal Watergate. Un po' me l'hai già detto, ma che cosa rimane oggi di quella vicenda? Io credo che rimanga molto poco in realtà di quella vicenda. E il fatto stesso che Clinton non sia arrivato all'impeachment, nonostante abbia fatto lo stesso peccato, ecco, ha mentito all'America, anche se su un'altra cosa, magari minore, ma ha mentito all'America. E la menzogna non viene mai perdonata, nemmeno ai presidenti. Invece questa volta l'America non ha avuto il coraggio. Secondo me quello che è stato per noi giornalisti, forse è servito per quello, quello che è stato per noi giornalisti, veramente un'epopea, oggi è ridotta in cenere. Grazie. La storia siamo noi, sbarca.